Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della pianta acquatica Cryptocorine. La Cryptocorine è una pianta acquatica della famiglia delle Aracee e in natura la possiamo trovare nel sud-est asiatico, in Nuova Guinea e in Sri Lanka. Sono formate da tanti rizomi dai quali partono le foglie. Ne conosciamo tantissime varietà ed ognuna ha una morfologia diversa. Parlando di questo aspetto, la caratteristica principale di questa varietà di pianta acquatica è lo spirito di adattamento altissimo. Infatti è una varietà resistentissima a tutti i tipi di acque, sia dure che tenere che alcaline e acide. Lo spirito di adattamento delle cripto, così tipico, si può vedere già appena piantumate nel nostro acquario. Infatti, spesso si spogliano di tutte le foglie e rinascono dai rizomi piante completamente diverse. Si adattano molto anche alla luce. Se un acquario è molto illuminato, ad esempio, tenderanno a crescere molto più scure e in cespugli bassi e fitti, mentre se la luce è più scarsa, cresceranno sicuramente più in altezza. Le Cryptocorine sono una varietà a crescita lenta ed essendo aracee, appartenendo quindi alla stessa famiglia delle Anubias, sono molto simili. Presentano una grande differenza perché la Cryptocorine è una pianta non epifita, quindi non radica su legno e rocce, anzi presenta un apparato radicale molto sviluppato ed ha bisogno per questo di un fondo allofano o inerte con l'aiuto di uno strato fertilizzante. La Cryptocorine è una pianta sicuramente da secondo piano, nel senso che, avendo una crescita lenta ma abbastanza considerevole, può crescere fino a una media altezza della nostra colonna. Sicuramente però esistono, e adesso andremo a vederle, delle varietà di Cryptocorine che sono più piccole, quindi adatte anche al primo piano. Cryptopetchi. È una cripto alta, può anche superare i 15 cm, con folla lanceolata. Se tenuta con buona luce e nutrienti, sviluppa un colore rosso molto accentuato. Crypto Benchetti. Identica alla Petchi ma in forma ridotta, può essere anche la metà, se tenuta bene con una buona luce e buoni nutrienti diventa rosso scuro quasi brown rossiccio. Anche la foglia è più piccola e non solo quindi l'altezza. Crypto Nevilli. Si presenta inizialmente sul verde, è una crypto molto alta, può raggiungere facilmente anche i 15 cm, presenta una foglia stretta e allungata con una punta arrotondata. Può assumere anche un colore più scuro sulle foglie. Crypto Vendity Red e Ondulata Red. Sono molto simili in forma sommersa. La ondulata Red diventa più rossiccia mentre la prima sviluppa un rosso scuro, più accentuato sugli steli. Entrambe sono varietà alte e sviluppano foglie ondulate, soprattutto nei bordi. Solo in forma immersa, quando le compriamo, quindi appena acquistate, possiamo notare la differenza fra queste due piante. La Vendity ha una foglia più ondulata sulla sommità, mentre la ondulata è più a punta, appuntita, lanceolata. Crypto Tropica. È una cripto di dimensioni più ridotte, arriva a un massimo di 10 cm e ha foglia larga e bullonata di colore bruno. Crypto Parva. Presenta una foglia piccola e arrotondata, un po' una forma di pic. La foglia rimane verde, non arrossisce, ed è molto piccola. Ed è una di quelle varietà che rimane simile come forma dopo averla comprata. Cresce sui 10 cm, ma con molta luce rimane anche più bassa. Crypto Lucens, identica alla parva ma con foglia più stretta e allungata e punta arrotondata, a volte in acquario assume un colore più scuro, anche se altre volte può rimanere verde. Diventa più alta della parva. Per quanto riguarda la moltiplicazione e riproduzione della Cryptocorine in vasca, vi ricordo che spesso viene piantata in un punto e poi corre lungo tutta la vasca dell'acquario per rispuntare in un altro punto. Anche le radici, se piantate su fondo inerte, tendono a allungarsi. Si consiglia al momento della piantumazione, a seconda della grandezza della pianta, di dividerla in due o tre ciuffetti da poter piantare. Per quanto riguarda il substrato consigliato per la Cryptocorine e la fertilizzazione, consigliamo prima di tutto un fondo di pietra porosa o lavica, in modo da ossigenare molto bene
il fondo e il, facilitare il passaggio dell'acqua. Sicuramente si troveranno a loro agio su un fondo allofono o un fondo inerte fertilizzato magari con delle polveri. Può crescere anche in assenza di CO2, però sicuramente la crescita sarà molto più lenta. Con un giusto dosaggio di luce e di anidride carbonica potete assistere addirittura al cosiddetto fenomeno purling, cioè le bolle di ossigeno sulle foglie, quindi la respirazione della pianta. Il range di temperatura ideale è fra 22 e 28 gradi, la luce richiesta media, la velocità di crescita medio-lenta, il pH range fra 6 e 7.5, il GH range fra 7 e 12 ed è di facile coltivazione. Il prezzo al dettaglio per un vasetto di criptocorine è più o meno sui 6-7 euro. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua, come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione, cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Metti mi piace e commenta qui sotto per ulteriori informazioni. Iscriviti al canale per tutte le novità. Grazie!